Finalmente! Già! Finalmente una statua! Alleluia! Ah, perché il mondo virtuale Official Channel non fa mai statue? No, mai. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, dall'altra parte della statua c'è Dalma. E oggi abbiamo una bellissima side show. Sì, ma prima di mostrarvela, mi raccomando, ci raccomandiamo di commentare, condividere e mi piacere questo video. Ma guardate che bella color box per questo Gotham City Nightmare Collection, cioè Batman. Guardate anche il simbolo di Batman dietro, è bellissimo. Con questo scheletro pipistrelloso. Esatto, questo va un po' a completare quel dittico di statue di cui vi abbiamo già portato il Joker, molto bello, molto particolareggiato. Vi invitiamo ad andare a vedere il video se non l'avete visto, ma direi di non cincischiare. Batman lo conoscono anche i muri, quindi sì, direi di passare direttamente all'unboxing velocizzato e poi all'analisi. Batman super mega indemoniato Gotham Nightmare montato ed assemblato è stata la statua più semplice da assemblare di tutta quasi la nostra carriera su YouTube. Base, corpo, testa, basta, tutto entra perfettamente e qua va un merito e sicuramente è scenica. Poi i gusti nostri personali potrebbero essere anche in divergenza e quindi io direi di iniziare immediatamente subito ad analizzarla. Base spacca tutto, perché la base mi piace tantissimo, quel gargoyle lì con quell'ala super mega cattiva, sembra un demone uscito dall'inferno, e pipistrelli e topi sono over the top. Ci sono anche dei micro dettagli in cui ci sono delle scolopendre, ci sono dei ragnetti, ci sono degli insettini che però sono talmente in basso rilievo che non si notano, dovete andare lì, vabbè, e dietro non si vedranno mai, chi se ne... I pipistrelli sono quelli fatti meglio, perché anche sì, i topi sono un po' incollati sulla base, come se non avessero, diciamo, tridimensionalizzato le figurine. E la base è tutto comunque, siamo sì, figo. E questo pipistrello che sta partendo in volo, che lo chiameremo Gino, come il nostro taglierino, è figo. Sai cos'è? Non hai notato una roba, Dalma? È tutta, anche la statua stessa, monocromatica. Sì. Se l'avessero fatta ipoteticamente tutta d'un colore, non avremmo sentito la differenza. Allora, il problema di questa statua è che è più o meno simile allo stesso colore del Batman. Quindi, sì, se non avessero inserito i pipistrelli e i topi, probabilmente sarebbe stata una monocolo sì, completa, esatto, dalla testa alla punta sì, delle orecchie. Sì, perché si vede nei topini, nei pipistrelli, dei dettaglini, anche... E i denti bianchi, le codine dei topi, eccetera. Però è un gargoyle, è una statua, è di suo è monocromatica, quindi ci può stare come scelta stilistica. Potevano forse giocare meglio col Batman? Sì, forse sì. Allora, per quanto avete capito, la base ci è piaciuta tantissimo, anche i dettagli della bocca, del gargoyle stesso, tutto bello. Il Batman, allora, sembra Man-Bat. Per chi conosce il supereroe, è un nemico di Batman e qua lo ricorda in tantissime cose. Più che Batman, abbiamo anche pensato tra noi, è più un demone, ok? Che è il Nightmare, però il Joker ci assomigliava proprio tanto a Joker, cioè ci poteva stare anche nei fumetti un Joker del genere. Il problema nostro è che abbiamo recensito prima il Joker. Mm-mm. Il Joker, se ve lo ricordate, se non avete visto il video, andate, perché è un tripudio di easter egg. È meraviglioso e il problema è proprio quello. Abbiamo prima unboxato quello che è, secondo me, uno delle sì, migliori statue che abbiamo fatto quest'anno, sì, dall'inizio dell'anno ad oggi. Questo Batman affiancato a quel Joker potrebbe magari prendere quel valore in più, sì, ma... Però preso da solo, cioè io me lo vedrei dentro solo ed esclusivamente in un negozio gotico, un bar, un locale, perché in una collezione di supereroi, obiettivamente, io che ho i supereroi a casa, non lo vorrei, non perché è fatto male, ma perché secondo me non ci starebbe. È un po' una licenza poetica che si è presa a Sideshow, perché ne abbiamo letto Batman vampiro eccetera, ma non è così. Qua veramente abbiamo un Batman rinsecchito, incazzato, sembra un vampiro prima
del succhio di sangue, perché si deve ripompare. Però obiettivamente è fatto bene, c'è la cintura, per quello che si può capire la cintura di Batman è realizzata bene, ci hanno dato anche quel tocco di verdognolo giallo che ci sta. Il Batman ha il suo simbolo sul petto, quindi è Batman, e anche tutte le mani, gli artigli eccetera, anche le vene, cos'è, una corazza, una squama, una pelle dura, non lo so, è mezzo rettile quasi. Sì, esatto, e il povero Bruce è praticamente cadaverico. Sì, esatto. Sotto la maschera è veramente... Chissà cosa gli ha fatto da mangiare Alfred. Sì, per trasformarlo così. Ecco, e per quanto riguarda il viso non abbiamo nulla da dire, è carino, è fatto bene. Anche i colori, per quanto tutti monotono ci sono, non ho notato, e sto veramente puntando l'occhio dappertutto, una sbavatura o un difetto. Quindi, la cura c'è stata, l'idea c'è, non so però chi veramente può volere una statua così nella propria collezione. Non c'è stata quella scintilla che abbiamo ogni tanto quando tiriamo sul polistirolo e diciamo wow! Qua è stato un po'... No, qua è stata fatta bene, perché è stata fatta bene, però personalmente non la vorrei nella mia collezione. E non vuol dire che sia brutta, perché i gusti personali esistono per quello. Infatti questa qua è di Dino, è un nostro cliente che salutiamo. E... ho detto nostro, dai, ma anche tu il negozio. Ormai. È un mio cliente che saluto, che però lui ha preso sia Joker che Batman e li mette insieme, quindi hanno ha senso, ma presa da sola secondo me no. E perde metà del suo fascino. Speriamo che Dino ci possa girare una foto con Batman e Joker insieme prima dell'uscita di questo video, così vedremo anche noi per la prima volta in un ambiente casalingo che non siano siti internet con foto mega galattiche con luci particolari eccetera, come risultano entre le due statue insieme. Dipende se mai le aprirà prima, perché mi sa che deve creare lo spazio a casa tipo. Perché comunque sì, è alta un po', è larga, è larga più che alta. È alta sui 50 centimetri. Ma larga? Penso uguale. E siamo lì. È un cubo tipo. Bene, e a noi la statua è piaciuta. Con tutti i suoi... Con riserva. Sì, con riserva, nel senso, però è fatta bene, cioè non puoi dire no, che... No, dai, però, allora, a livello di manufattura, come si dice, è fatta bene. Ovviamente... ciò che rispecchia non è tra i gusti miei personali, sì, esatto. Poi insomma. Dopo, se mai avessi un bar gotico, un Transylvania pub, la metterei dentro tutta la vita. Però così a casa, con in mezzo alle mie altre statue dei supereroi, non mi ce la vedo. Bene. Ok, abbiamo ciò, finito di sproloquiare su questa statua. Sì. Adesso facciamo girare fortissimo così inizia a volare. Mamma mia. Ecco. E basta ragazzi, iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel, ne arriveranno tante altre di statue, di unboxing e presto vi possiamo fare qualche piccola anticipazione, il Spider-Gwen, il nuovo Spider-Man e tante altre, tanto per non darvi tutte le informazioni subito. Il mio. Ecco, diciamo il mio baby. Ecco, quindi va bene così. Bene ragazzi, iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel su tutti i nostri social network, siamo praticamente ovunque, il nostro hashtag lo conoscete, il Mondo Virtuale. Fai una ringa che solo tu sai fare dal finale. Grazie per aver visto il video, mi raccomando andate a vedere quello di Joker Nightmare e ci vediamo ad un prossimo unboxing o video o fumetto, manga consiglia, sconsiglia sì. O nuovi versus. Ciao raga! Ciao amici!